ragazzi, benvenuti alla Milan Games Week Retro by GamesCollection.it. Negli anni 80, quando non c'era internet, l'unico modo che c'era per sapere che giochi uscivano, com'erano, di che cosa si trattava, era comprare le riviste. Queste riviste avevano delle copertine, copertine che dovevano essere molto belle a rappresentare il gioco. Qui abbiamo delle opere d'arte che sono sia copertine di riviste, sia illustrazioni che venivano messe nelle scatole dei giochi. Il videogioco però non è nato negli anni 80 e 90, ma è nato molto prima. Il boom delle console è avvenuto negli anni 70. Qua si possono ammirare alcuni pezzi rari, magari gadget che non hanno avuto il successo in cui speravano i produttori, come per esempio il Power Glove della Nintendo, o sempre della Nintendo il creatore di mal di testa, altresì conosciuto come Virtual Boy, mentre per arrivare a tempi più moderni, quindi nel 2000, abbiamo un bellissimo Dreamcast di Hello Kitty. Negli anni 80 e 90 comunque uno dei sistemi che comunque ha avuto più successo era l'Amiga, e uno dei giochi più famosi dell'Amiga era Sensible Soccer. Noi qui abbiamo voluto omaggiare questo fantastico gioco con un vero e proprio campionato, e i personaggi erano piccolissimi, però vi assicuro che era molto divertente. Tornando invece indietro nel tempo, il primo videogioco commercialmente distribuito è stato Pong. Abbiamo voluto fare un piccolo campionato utilizzando un emulatore. Nello stand questa è l'area più viva, quella dove si gioca realmente. Abbiamo portato delle vecchie console, dei vecchi cimeli funzionati dagli anni 80 ai primi del 2000, e come vedete, nonostante abbiano i loro anni, si sta parlando anche di 30 o 40 anni, la gente rimane affascinata. All'inizio storce il naso e dice che brutta grafica, ma poi non li stacchi più. E anche per quest'anno è tutto, la gente c'è stata, si è divertita e noi siamo contenti così. Alla prossima!